Siamo con il dottor Donato Antonacci, direttore della sede di Turi del Centro di Viticoltura e di Enologia del CREA. Dottor Antonacci, quando nasce il suo interesse per la ricerca nella apirenia in uva da tavola, cioè nell'uva da tavola senza semi? Già dalla fine degli anni 80, inizio anni 90, mi ero dedicato a questo aspetto perché mi ero accorto che a livello internazionale prendevano sempre più piede, specialmente negli Stati Uniti, le uve senza seme e quindi allora già costituivano l'80% della quantità di uva complessiva consumata come uva da tavola. E allora a questo punto ho pensato che anche in Europa sarebbe arrivata questa attenzione per le uve pirene. Tant'è che facemmo una raccolta delle varietà allora disponibili e feci le descrizioni, le schede ampelografiche che sono state pubblicate in questo volume e in questo volume, nella introduzione che allora ho preparato, dicevo appunto che era necessario affrontare questa problematica di coltivare le uve senza semi perché ci potevano essere una serie di problemi. Allora la nostra uva da tavola era principalmente monovarietale. Varietà Italia, una varietà importantissima che ha fatto la fortuna della produzione dell'uva da tavola italiana, ma che nel tempo, rimanendo monovarietale, poteva dare dei problemi. E quindi l'invito era alle aziende leader: cominciate a coltivare un pochino di vigneti di uve senza semi per acquisire le tecniche colturali, capire le problematiche di questa novità. E quindi essere pronti quando il cambiamento di gusto del consumatore europeo, mondiale, o alcuni problemi, arrivi di parassiti specifici o quant'altro, potevano creare dei problemi alla nostra produzione di uva Italia. Senza affrontare questo, la crisi dell'uva Italia avrebbe significato la crisi dell'uva da tavola italiana. Ahimè, lo abbiamo fatto in ritardo, abbiamo perso un terzo della produzione di uva da tavola. Ora ci prepariamo a recuperare questo gap e poter tornare a rivendicare il nostro ruolo di leader nel settore. Grazie.